megapalco con scenografie spettacolari, 1500 metri di arena sulla spiaggia a ridosso del mare, due aree dance nel verde, quattro campi da beach volley, pista da pattinaggio, vela surf. L'11 luglio Fossa Cesia ospiterà il primo evento italiano della durata di 2 giorni, si tratta del Summerland. È un binomio vincente, credo, giovani, spiaggia e mare pulito. Tra l'altro noi abbiamo questa bellissima classificazione di avere il mare in tutti i 5 chilometri, eccellente secondo i dati dell'ARTA, e la presenza di giovani non può che consolidare un'idea importante, che si costruisce un turismo in grado di dare prospettive occupazionali soprattutto ai giovani, giovani che danno lavoro ad altri giovani. Una grande vetrina per l'Abruzzo e per il suo litorale, si attendono migliaia di persone. Per l'occasione sarà possibile dormire in spiaggia in un villaggio attrezzato e vivere là 2 giorni tra street food, musica con DJ internazionali, spettacoli, sport, sole e mare. Il Summerland è un progetto enorme, internazionale, per la prima volta siamo riusciti a portarlo in Italia. Ricordiamo che in Thailandia fanno 130.000 presenze e Messico 110.000, una cosa del genere. In Italia sicuramente non saranno quelle le cifre per il primo anno, ma noi ci stiamo provando. E 3 palchi da concerto, 100.000 metri quadri di spiaggia, alberghi, ristoranti, tende, quindi si può dormire, si può mangiare, ci si diverte a 360 gradi. DJ provenienti da tutto il mondo per un concetto innovativo del suo genere, che ribadisco per la prima volta verrà creato e effettuato in Italia a Fossa Cesia.